Senti, con tutto il rispetto per Giuseppe Giovino. Grazie. Siamo sicuri che non era Sebastian in campo oggi? Battuta a parte. Una bella battuta, complimenti. La migliore forse prestazione. Da Zelic che viene. No, ma... niente, lascia aspettare. Senti, allora, grande prestazione. Diceva adesso il mister, tu soprattutto in casa potresti essere devastante. Oggi l'hai dimostrato, insomma, ti tocca adesso dare continuità a queste prestazioni. Il problema più grosso di quest'anno, credo che dopo ogni prestazione del genere, la domenica dopo abbiamo sempre faticato, quindi dobbiamo cercare di dare continuità, perché penso che il problema maggiore di questa squadra è la continuità in quello che si fa in casa, e dobbiamo lavorare su questo, perché non c'è più tempo Vittoria importantissima contro una squadra che vi ha fatto soffrire nella prima mezz'oretta, nei primi 20 minuti avete saputo soffrire, poi grazie anche alle tue intuizioni, grazie anche a tutta la squadra, alle tue intuizioni, siete riusciti a ribaltare questa partita, insomma, vi fa onore aver battuto una squadra obiettivamente forte. Sappiamo che le partite rimaste saranno sempre così, perché saranno tutte battaglie, quindi penso che una prestazione del genere contro una squadra al vertice era quello che serviva per dimostrare che noi siamo forti, secondo me. Cioè, il problema però più grosso è dar continuità. Che cosa è cambiato secondo te tra la prestazione di Taranto e quella di oggi? C'è stata oggettivamente una squadra che è scesa in campo con un piglio diverso, l'ha sottolineato anche Mister Herrera, che non ha dato molta importanza al cambio di modulo in realtà. Cioè, ha detto proprio che l'aspetto caratteriale è stato determinante. Sì, perché sono sempre meno partite, sempre meno punti, quindi o si è carne o si è pesce, quindi sta a noi tirarci via da questa situazione il prima possibile. Senti, due gol e mezzo praticamente. Ha detto Icardi che stava per entrare, quindi va bene così, perciò merita una dedica particolare a tutta la squadra, a tutto l'ambiente, a tutti. No, c'era la mia fidanzata, la mia famiglia, quindi a loro, però a tutto l'ambiente, a tutti i compagni, a tutti quanti, perché ce lo meritiamo. Senti, secondo te hanno fatto bene i tifosi a venire giovedì all'allenamento, a spronarvi, insomma, a dirvi quello che l'hanno detto? Sicuramente con loro dalla nostra parte è sempre d'aiuto, perché comunque ci mandano fino oltre al limite, ci continuano a dare una mano anche quando stiamo soffrendo, quindi il loro supporto è determinante per raggiungere l'obiettivo. Ecco.